Niente più pellicine sulle labbra, con una idratazione completa e scrub fai da te emollienti e rigeneranti. Dopo una brutta influenza, o raffreddore e a causa del freddo, le labbra si screpolano e iniziano a formarsi delle fastidiose pellicine. Le labbra sono una zona molto delicata del viso che spesso si tende a trascurare e a non idratare. Per evitare che si formino le pellicine sulle labbra, bisogna tenerle sempre idratate e utilizzare oli e balsami protettivi. Uno dei metodi migliori per evitare la formazione di pellicine è fare periodicamente uno scrub per labbra screpolate con zucchero e miele per idratare e rigenerare la pelle. Ma come fare uno scrub labbra fai da te? Per ottenere un trattamento esfoliante fai da te davvero efficace, dovete seguire due step: eliminare le cellule morte ed esfoliare. Inoltre, prima di procedere ad un trattamento esfoliante, eliminate ogni traccia di rossetto o matita con uno struccante bifasico. Per eseguire il primo step ed eseguire uno scrub alla perfezione, procuratevi uno spazzolino dalle setole morbide e massaggiate le labbra umide con molta delicatezza. Questo primo passaggio vi servirà per eliminare le cellule morte. Poi, con un po' di acqua tiepida ammorbidite le labbra e asciugate con un panno morbido. Il secondo step consiste nel trattamento con il miele e lo zucchero. Iniziate a spalmare il miele sulle labbra utilizzando le dita. Lasciatelo agire per circa 5 minuti e procedete prendendo dello zucchero. Spalmatene una piccola quantità sopra il miele, massaggiando con molta delicatezza. Questo mix vi aiuterà non solo a far staccare delicatamente le pellicine, ma anche a reidratare la pelle secca e screpolata. Dopo lo scrub o quando avvertite una fastidiosa sensazione di bruciore e secchezza, è necessario idratare immediatamente le labbra. L'olio di oliva, in questo caso, è un vero toccasana e un ottimo alleato contro il freddo e gli sbalzi di temperatura. In alternativa, provate il burro di karité. Si tratta di un prodotto molto unto e consistente, quindi ve ne basterà una piccola quantità da strofinare sulle labbra prima di andare a dormire o di uscire. Durante una giornata fredda,